Ho avuto modo di parlare con alcuni amici, in particolare alcuni militanti del Partito Democratico, della carriera politica di Luigi Di Maio. La domanda più ricorrente, più gettonata, era come ha fatto a diventare il capo di un partito che rifiutava categoricamente il concetto stesso di leader, come ha fatto a mettere da parte Beppe Grillo, Casaleggio, e portare i parlamentari tutti dalla sua parte. E portare il movimento oltre il 30% e a 31 anni diventare vicepresidente del Consiglio. È una domanda lecita che merita una risposta. Però bisogna partire da un dato, da un presupposto. Luigi Di Maio non ha imposto una sua visione politica al partito, convincendo i suoi colleghi e i capi di quel partito della bontà delle sue idee. Lui non è un animale politico, ha semplicemente capito meglio e prima di altri quali fossero le esigenze dei suoi compagni di viaggio, accontentandole di volta in volta e garantendo, soprattutto in questa legislatura, le ambizioni di ciascuno di essi. Nel 2013 il movimento raccoglie il 25% dei consensi, 160 parlamentari vengono eletti, tra di loro neanche si conoscono molti, a parte alcuni attivisti storici. Non c'è una strategia per affrontare questo successo così repentino e così incredibilmente massiccio. E infatti per alcune settimane il movimento vive di rendita, una rendita che gli è dovuta dal caos che si crea nel Partito Democratico di Bersani, il quale afferma in conferenza stampa: noi siamo arrivati primi ma non abbiamo vinto, non avevano una maggioranza in Parlamento pur essendo il primo partito. Ricorderete, il partito dei Bersani crolla nel caos, addirittura non riescono ad eleggere il Presidente della Repubblica bruciando la candidatura di Prodi. Ecco, il movimento in questa situazione vive di rendita, nasconde le sue difficoltà e non ben sapendo come comportarsi co e come si sarebbe comportato il movimento, il Partito Democratico concede la vicepresidenza della Camera. All'epoca il Movimento 5 Stelle delegava i suoi candidati nelle istituzioni con la cosiddetta graticola, una sorta di intervista a cui venivano sottoposti i candidati a una certa carica per selezionare il migliore per quel ruolo. In quella situazione Di Maio si comporta molto intelligentemente, studia i regolamenti della Camera, arriva preparato, istituzionale alla graticola e viene eletto. Viene eletto prima dai suoi colleghi parlamentari e poi alla vicepresidenza della Camera. Da quella posizione, dalla vicepresidenza, lui ha diritto a un suo staff personale, alcuni privilegi, e soprattutto ha la possibilità, per esempio, di premiare e punire i suoi colleghi del movimento, facendo passare un emendamento, bloccandone un altro. Comincia a costituire la propria influenza nel partito. Nel frattempo non si risparmia sul territorio, lui investe centinaia di migliaia di euro nell'arco della legislatura in eventi sul territorio, riunioni con gli attivisti, a discapito del secondo in questa classifica. Il secondo che spende di più in questa classifica nel movimento è Roberto Fico, spende un terzo, meno di un terzo di quello che spende Di Maio. Rimane sempre attento, a mantenere l'equilibrio tra il suo ruolo istituzionale e le parole d'ordine del partito dettate da Grillo e da Casaleggio, il quale Casaleggio, a ridosso delle elezioni europee, si ammala gravemente e perde il polso, perde il contatto con quello che accade nel movimento. Inizia la scalata al Movimento 5 Stelle e inizia sia da Roma che da Milano. Da Milano, all'interno della sua stessa azienda, il figlio Davide comincia ad occuparsi sempre più spesso delle attività politiche. L'azienda, ricordiamo, in quel momento non va benissimo, è in perdita. Pochi lo sanno, soltanto i fedelissimi, tra cui Pietro Dettori, per esempio. A Roma Casalino diventa il capo della comunicazione sia alla Camera che al Senato, accentrando il potere di gestione della visibilità dei parlamentari. Di Maio a quel punto fa la sua mossa, manda avanti una collega, perché lui non si espone mai in prima persona, e fa proporre ai garanti la costituzione del direttorio. Noi in Supernova, io e Nicola in Supernova, Nicola Biondo in Supernova,
dedichiamo un lungo capitolo a questa vicenda e documentiamo uno scambio di mail tra questo ambasciatore di Di Maio e uno dei due garanti, che inizialmente rifiuta categoricamente l'ipotesi di un organo direttorio del movimento, non vogliono delegare il potere che avevano e l'influenza che avevano ai parlamentari, volevano mantenerla a Genova e a Milano. È questione però di tempo perché il direttorio alla fine si fa, come sapete. Ne fanno parte Di Maio, Di Battista, Fico, Carraruoco e Carlo Sibilia, due avversari di Di Maio diretti, Di Battista e Fico, una strettissima amica di Beppe Grillo e il referente dell'area complottista del movimento che in quel momento era molto numerosa nel partito, a Roma tra i gruppi parlamentari. L'attenzione dei media si sposta genericamente dal gruppo parlamentare ai cinque del direttorio e in particolare evidentemente a quello che ha il ruolo politico più importante, cioè il vicepresidente della Camera, Di Maio. Quell'esperienza dura 2 anni, fino al 2016, quando ormai la leadership di Luigi Di Maio risulta evidente e quasi incontrovertibile, quasi inattaccabile ormai. Tra l'altro in quell'anno, ad aprile, muore Gianroberto Casaleggio, che era l'unico vero ostacolo alla corsa, per la corsa di Di Maio. Lui nel 2015, alla festa di Imola, aveva dichiarato: "Non ci faremo imporre il candidato premier dalle televisioni". 2 giorni dopo il funerale di Gianroberto, Luigi Di Maio è in televisione, in prima serata, al TG1, che si autocandida a leader del partito del Movimento 5 Stelle. In quel momento è già tutto deciso in realtà. Di Maio e Davide Casaleggio si sono già incontrati a Milano nella sede di Casaleggio Associati e hanno stretto un accordo. Il figlio del defunto fondatore avrebbe conservato il potere di amministrare i dati del partito e la raccolta fondi, le raccolte fondi del partito attraverso l'associazione Rousseau, alcuni milioni di euro in questa legislatura, e Luigi sarà il capo politico del partito. Rocco Casalino è il garante di questo accordo, manterrà il suo incarico, la sua influenza verrà ulteriormente rafforzata perché potrà avere diritto di vita e di morte pubblica sui parlamentari, deciderà lui chi va in televisione, chi rilascia un'intervista e chi no. Tutto evidentemente con il fine di costruire l'immagine vincente di Luigi Di Maio. Non tutti sono d'accordo nel gruppo parlamentare, c'è una fronda che non ci sta, che vorrebbe Roberto Fico come oppositore interno di Luigi Di Maio, ma anche con Roberto Fico Di Maio trova un accordo a ridosso delle elezioni per il capo politico, per il candidato premier. Nessuno degli avversari diretti, né Di Battista né Fico né altri, si presentano alle elezioni, che si tengono su Rousseau e Di Maio evidentemente vince a mano bassa. Lo statuto nuovo arriva in quel momento, lo statuto scritto da Luca Lanzalone, che adesso ha gli arresti domiciliari per la vicenda dello stadio di Roma, statuto che impone ru nuove regole, l'elezione del capo politico avvenuta, il ruolo dell'associazione Rousseau per Davide Casaleggio. La votazione, come abbiamo detto, non vede avversari di peso, e Luigi Di Maio può garantire a tutti la propria fetta di torta. Oggi i parlamentari di prima nomina, della scorsa legislatura sono presidenti di commissioni, sono sottosegretari, Laura Casella addirittura è viceministro, Roberto Fico è presidente della Camera e Davide Casaleggio conserva il suo ruolo, raccoglie i soldi, amministra i dati e organizza convegni per la sua associazione Rousseau. Canestrari e insieme a Nicola Biondo ho scritto Supernova, l'inchiesta sul Movimento 5 Stelle. Io ho lavorato dal 2007 al 2010 in Casaleggio Associati, sono stato il braccio destro di Gianroberto Casaleggio, mentre Nicola è stato dal 2013 al 2014 il capo della comunicazione del Movimento alla Camera dei Deputati. In Supernova raccontiamo la scalata del Movimento alle istituzioni e la scalata dei dirigenti del movimento ai vertici del partito. Raccontiamo di Davide Casaleggio, raccontiamo Pietro Dettori, raccontiamo Luigi Di Maio, i segreti, i tradimenti, le
le meschinità dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Supernova lo trovate in tutte le librerie, online e offline.